un video per i followers. Ebbene sì, liebe Damen und Herren, schönen guten Abend. Sono il vostro Adler, 19, München 85, Marco, Lazio Club Monaco, dal cuore della Baviera, dal cuore di... Poi se si vedono, si vedono le montagne? Sì, si vedono, da Garmisch-Partenkirchen, ragazzi. C'è da parlare, c'è da parlare. Ammazza se c'è da parlare. Parliamo da... Allora, mettete like al video, followate, seguite il canale, mi raccomando, tutti questi passi necessari ovviamente per contribuire alla crescita del canale. E c'è da parlare perché continuano a succedere cose su cose su cose su cose. Partiamo dalla prima, la più importante secondo me. Quello che è successo a Ciro Immobile, a me sono concesso che sia vero, ma pare che sia vero, è una cosa incommentabile, perché credo che nessuno debba subire questo tipo di aggressioni, nessuno debba essere aggredito sia verbalmente che fisicamente, soprattutto quando è tranquillamente in giro con la propria famiglia, ed è una vergogna. Quindi spero che Ciro riesca a fare luce su chi effettivamente ha avuto questo tipo di atteggiamento e prenda i provvedimenti legali che è giusto che prenda, e che questa persona paghi, perché è vero che ci manda tutti nello sconforto, ma non è giusto attaccare una persona in questa maniera, secondo me anche abbastanza vigliacca, abbastanza vile. Quindi sotto questo punto di vista sono assolutamente dalla parte di Ciro Immobile. Passiamo poi al discorso allenatore. Due parole, veramente due parole su Tudor, che sembra sarà il prossimo allenatore della Lazio. Io ancora, al momento non ho ancora visto letto ufficialità, quindi non so dirvi se effettivamente è vero ufficiale, ma sembra che manca davvero soltanto quella, anche se con la nostra diligenza non ci si può affidare del manca soltanto l'ufficialità, perché sappiamo benissimo che grandissima presa per i fondelli sia. Quindi non abito più. Quindi ecco, non c'era uno che si pensava che stavo a fare video, invece no. Ok, che stavo a fare video dall'altra parte, no, su di me, ecco. C'erano anche di queste cose. Quindi ecco, finché non arriva l'ufficialità io non mi espongo, darò un parere ancora più approfondito nel momento in cui arriverà. Dei nomi che sono usciti fuori, Tudor è quello, siamo onesti, diciamocelo, è il nome migliore, ragazzi, cioè è il nome che preferisco su tutti, che preferisco anche su Klose sotto un certo punto di vista, se non fosse altro per il discorso dell'esperienza maturata come allenatore, perché insomma Tudor ha allenato in Serie A, ha allenato in Francia, Klose finora ha allenato soltanto nella Serie B austriaca, quindi a livello di esperienza è ovvio che Tudor magari porta qualcosa di più rispetto a un Klose, che avrebbe sicuramente portato entusiasmo come nome, come immagine, ma chissà se a livello tecnico avrebbe inciso su questa stagione, che bisogna vedere. Che significa incidere su questa stagione? Probabilmente anche solo raggiungere l'Europa League potrebbe essere un traguardo importante. Dura mettersi tutto quello che è successo finora alle spalle, perché niente, ragazzi, la bomba che è esplosa in casa Lazio, secondo me, ha ancora delle ripercussioni fortissime. E se vedono in. Se, no, sta piove. E se vedono in. Negli atteggiamenti, nelle dichiarazioni, nel caos, nell'intervista delirante di Lotito al Rai 1 di ieri sera, in tutto quello che sta sconvolgendo il nostro mondo. Domani però è il momento di ripartire, domani è il momento di ricominciare, domani è il momento di ringranare la marcia e andare, lasciandoci alle spalle, ahimè, l'esonero di Sarri, lasciandoci alle spalle le dichiarazioni insensate dello Tito, lasciandoci alle spalle anche gli atteggiamenti dei giocatori, perché la cosa più importante, ragazzi, è la Lazio, cioè quello che conta è la Lazio. Io l'altro giorno facevo un discorso sull'atteggiamento dei giocatori, su quello che vedremo o non vedremo probabilmente in campo domani a Frosinone. La cosa che però conta di più, ragazzi, è andare a fare 3 punti e alza la testa, perché la Lazio non vince una partita dal 14 febbraio, Lazio-Bayern Monaco, e non vince una partita in campionato dal 10 febbraio, ovvero Cagliari-Lazio. È passato più di un mese. Quindi adesso, al netto di chi è colpevole, chi ha sbagliato, chi non ha fatto bene, qui tocca tornare a vincere, ragazzi, a priori da quelli che saranno i risultati poi a fine stagione. Tocca tornare a fare risultato, perché non è possibile che la Lazio resta. Non è possibile che la Lazio resti al palo per tutto questo tempo, cioè è una cosa inconcepibile. E che sia Martuscello l'allenatore, che sia Tudor, che giochi Kamado, che giochi Luis Alberto, che. Vabbè, presidente, purtroppo non ci sta un'altra scelta.
Io mi auspico domani di vedere una Lazio che ritorni a correre e che ritorni a vincere una partita, perché che ne faccio più, ragazzi, perché è estenuante questa situazione, è veramente veramente estenuante. Detto questo, penso di aver toccato tutti gli argomenti disponibili, credo, se mi sono scordato magari recupereremo. Oltretutto, quinto video consecutivo, da lunedì a venerdì, domani ci sarà anche il video, che bello, inizio a portare tanti contenuti, sono contento. Detto questo, ragazzi, riportate che non è importante dove voi siate, che siate a Roma, a Monaco, nella ridente montuosa Garmisch-Partenkirchen. La cosa più importante è sempre e solo Forza Lazio, ragazzi.